Ecco le due migliori squadre del campionato per la partita dell'anno. Lupa, magnateli, vivi o morti, gridano i 10.000 venuti da Roma, ma contro la grande Fiorentina, convocata poi quasi in blocco per la nazionale, anche la Lupa dovrà restare a digiuno. Per Panetti comincia subito un lavoro da Ercole, uscite, parate, respinte e ogni tanto un sospiro di sollievo, per esempio quando Virgili sbaglia l'alzo e spara troppo alto. Tuttavia la Roma si batte molto bene, Galli apre su Ghiggia che si gioca Magnini, ma la solida difesa viola rompe tutto. Poi torna la Fiorentina con questo bolide di Virgili deviato in angolo. E ancora la Roma con questa azione da manuale di Niers che fa fuori di nuovo con molta eleganza il bravo Magnini. Ed ecco il gol, testa di Virgili è 1-0. Siamo al 35esimo minuto del primo tempo, la Fiorentina è passata. Nella ripresa la Roma gioca praticamente senza Cardarelli ma attacca. Per fuorigioco l'arbitro annulla questo bel gol al volo di Costa. Poi riprendono i viola con l'azione conclusa da Prini e Panetti che deve saltare due volte sui piedi di Giuligno e Virgili. Altro attacco giallorosso con tiro finale di Galli alto sulla traversa. Quindi doccia fredda per la Roma col disgraziato autogol di Losi che sigla la netta vittoria della Fiorentina. Sul finale i viola crescono ancora, palo di Gratton, nuovo tiro di Giuligno e replica stavolta sbagliata dello stesso Gratton. Una grande partita tra due squadre maiuscole, la Roma resta seconda ma la Fiorentina ha un vantaggio di ben 5 punti.